Cazzo. Assurdo, ve lo giuro. Giornata di M, dai, di base più o meno. Oddio, raga, non so cosa sia stato sto rumore. Che ridere, ci sono 23 gradi in casa mia. Cioè, pensavo facesse più fresco. Hanno spaccato qualcosa, vabbè. Eccolo qua, Federico. Cosa vuol dire saluta? Cioè, che ridere. Ecco, vediamo. Vediamo se accetta, oltretutto. Secondo me no. Abbastanza divertente. A parte che mi fa abbastanza ridere questa cosa, fare la diretta con Federico così. Cioè, è più bello se la facciamo insieme io e lui. Minchia, veramente io sono un boomer. Una tristezza. No, raga, sta piovendo. Mi ha appena scritto che devi aspettare un attimo perché sembra uno scappato di casa. No, raga, piove! Cioè, ve lo giuro. Questo comunque è il mio divanetto. Questi sono i miei vicini. Qua c'è il mio divanetto con il mio praticello. Non ve l'ho mai fatto vedere. Un giorno comunque ve lo farò sto cavolo di home tour. Sì, raga, piove. La merda. Vabbè. Magari spengo la luce fuori che non mi serve. Insomma. Fammi vedere le piante. Raga, non me le faccio vedere le piante perché sono crepate tutte. Cioè, sono rimasti due oleandri che non so che fine faranno. Non si bagna il divanetto, ma no, raga, per fortuna c'è la tettoia e poi c'è anche questo gazebo, che non so se ve l'ho fatto vedere. Forse sì, che ho messo un gazebo fuori. Cioè, ve lo farei anche vedere al volo, però piove, quindi è un po' una merda, ma ci provo. Per farvi capire come ho fatto. Sta aumentando anche la pioggia. Ovviamente io ho avuto tutto il tempo per uscire. Allora, raga, questo divanetto, gazebo. Tadan! Molto semplice, carino. Lì ci sono delle piante crepate. Questo è un oleandro. Oleandro, qua c'è lo schifo perché devo sistemare. Questa casa mi ha ancora più disordine. No, vabbè, imbarazzante, lo so, raga, mi spiace, ma questa è la mia vita. Cosa fai di bello nella vita di bello? Dici? Perché ne so, nemmeno io lo so. Ma oltretutto. Ah, ok, ora vedo. Mi vedevo. Cioè, mi vedo strallontanato dalla camera. Forse sono tipo in grand'angolo. Probabilissimo. Vabbè. Le piante morte sono le migliori. Sono d'accordo. Consigli tu dove prendere la macchina del caffè. Ve ne parlerò perché non lo so nemmeno io. Cioè, forse vi saprò consigliare una macchina del caffè, ma forse. Raga, come dove sta Federico? Te l'ho detto, Federico è a casa sua. Ah, ma voi dite adesso? Si starà sistemando, a stare in bagno, a farsi figo. Il tuo disegno è a casa dei miei. E raga, voi dovete sapere che io nella mia cabina armadio non c'ho una cazzo. Perché io in realtà qui non ci vivo del tutto. Sì. Le piantine quelle tutte crepate. Tutte. Non si è salvata una. Federico, ti sento, lol. Non vivete insieme? No. Non viviamo insieme ancora. Un po' presto.
Vedi, si sta facendo figo. Io mi faccio vedere conciato così. Gli piace cavallo? Sì, un botto. Raga, ma sta piovendo un botto. Cioè, vi faccio sentire, non so se lo sentite, ma... Bello fino a una certa. Il rumore della pioggia mi piace di sera quando devo dormire, però boh. No, raga, ve lo giuro, io ho preso le piantine, le ho curate. Ah, si è tolto gli occhiali e ha messo le lenti. Federico ancora non è abituato. Non sa che qua ci si fa vedere proprio con il culo. Cioè, esteticamente. Lezioni di equitazione con i fan. Non mi tentate perché ve lo giuro che se no lo faccio. No, vabbè, raga, il diluvio. Diluvio universale. Raga, ma sta venendo giù il mondo! Lo giuro! Cioè... che bello! Non è vero, non è bella come cosa. Comunque, vabbè, nel frattempo che aspettiamo anche Federico, io so anche il telefono scarico, inizio a lavare i piatti. I piatti, il piatto, perché sennò veramente c'è schifo. Oltretutto avevo lavato tutto il lavandino oggi, quindi nel senso che l'avevo fatto proprio bene, come si deve. Già è tutto stato una merda. Faccio anche una roba carina, tipo che mi metto i guanti, perché così almeno... Facciamo più anche qua. Vabbè, raga, non guardate. Grazie, non serve dietro perché è imbarazzante, ma... Vivo così io. Ma ci sono 3 ore, ma non ho capito cosa devo fare. Ah, Fede. Allora, non è difficile. Toh. Sei stato invitato a partecipare a questa live. Comunque, veramente. Io e Federico siamo due boomer. Ti Che ho ridere che fa? sentito, Dico che siamo due boomer ormai, cioè... sì, ormai noi siamo diventati boomer. Sì. Vabbè, allora Federico, cosa ti racconti di bello? Niente, ho mangiato l'arrosto, ho visto che si parlava di ventaglio, io ce l'ho il ventaglio, quello Ah, della giornata a Palermo. Palermo. E qua non piove oltretutto, qua da me. Ah, davvero? Qua sta venendo giù il diluvio. Oltretutto, raga, Federico mi scriveva quando ero in Ma io live. non mi vedo neanche. Come non ti vedi? Sono tutti i commenti davanti. Ah, vabbè, Madonna mia, ma stai tranquillo, per favore, va? Vabbè, dai. Vabbè, la mia spugna, vabbè. Allora, Federico, quindi hai mangiato l'arrosto? Sì. Ma Fede è palermitano, no, raga? Noi siamo andati a Palermo con la crociera e lì abbiamo visto alcuni ragazzi che mi seguono da un sacco di tempo. Abbiamo fatto un giro, abbiamo mangiato insieme, ci hanno fatto vedere Palermo e un ragazzo che si chiama Kevin ci ha regalato un ventaglio. Esatto. Io sono di Milano. Milano. Milanese, milanese e un pochino bresciano. Eh sì, ormai tutti lo sanno, perché sanno che tu sei per la montagna. Più Ma ormai anche tu, anche tu. o meno. Vuoi Insomma. leggere i commenti? Francesca dice, vuoi leggere i commenti? E
Io non stavo leggendo ancora. Vabbè, ma... Ma Francesca chi? Francesca. Ah, ok. Ciao! Che sei di Catanzaro? Eh? Francesca dice che sono di Catanzaro. Che cogliona. Kevin, quello vero, sì. Ho il suo ventaglio io. Io e Federico possiamo iniziare una guerra, pota. Pota? Sì. Oddio. Comunque, insomma, oggi Federico ha voluto rimanere a casa sua e quindi io sono qua da solo. Non ho voluto rimanere a casa mia. Ah, lo sappiamo, l'ho già detto, che avevi degli impegni. Esatto, anche perché oggi Luciano era un po' triste e allora volevo stare con lui. Però adesso è contento. Sì, dai. Sono contento perché sono da solo. Perché sei da solo. Veramente, sembra così o no? È vero, Federico diventa rosso quando parla. Vuoi raccontare come ci siamo conosciuti? No, lo raccontiamo Ma un'altra. così adesso? No, Così vi conosciamo. merita qualcosa di più. Cioè, una roba fatta meglio, no? Infatti volevo fare un trend su TikTok per raccontare come ci siamo conosciuti, però non l'ho più fatto, magari potrei farlo così. Comunque, c'è la Mimma. Ha Dov'è? scritto ciao belli, ciao Mimma. Ciao Mimma. Dobbiamo mangiarci un sushi insieme. Madonna, veramente mi sento stra boomer io che parlo così. Noi ci siamo appena stati tipo 2 volte in 3 giorni. Letteralmente, in tutto ciò qua sta venendo giù il paradiso. Qua non piove ancora. Sento, Senti? se... Ah no, era il rubinetto. Si Eh sente? sì. Vede? Adesso apro No, la no, ho porta sentito. per farmi sentire meglio. Non so se si sentisse una differenza, ma fa un casino bestiale. Ma se sei esagerato, Lu, ascolta. Sì, lui è esagerato sempre per tutto, eh. Però se dice che piove, piove. No, sta piovendo tanto. No, si sente. Aspetta Ah una no, questo è il frustata. rubinetto. Eh? Questo è il rubinetto. È il rubinetto. Questo sì è il rubinetto. Ah, ok. Claro. Ma qua Noi non piove. devianti. Oddio, no, raga, basta, vi prego. Cos'è? Siamo tutti Ah. deviati. Lo Sono pure sappiamo che hai gemelli. esagerato. Minchia, oh. Cioè, non mi difende nessuno. Chiudi l'acqua. Va bene, chiudo l'acqua, raga. Ho finito di lavare i piatti. Magari questo lo lavo ancora un attimo. Raga, stavo lavando. Scusate. Anche Ma perché deve sprecare l'acqua. se fai una lavastoviglie a pieno carico, non sprechi meno acqua. No, no, lo so. Però siccome la lavastoviglie è piena e risulta pulita. Non la Ok. spreca l'acqua, non la spreca, tranquilli, che è bravo. No, raga, sembrava che stessi lavando solo un piatto, ma stavo lavando altri due. No, no. Mi sembrava Luciano Spinelli. Ma chi? Mi Tu. ha scritto che sembrava Luciano Spinelli. Come si dice? Preso male, è timido. No, stavo leggendo perché dicono di insultare Kevin, Ah ma beh, noi non lo insultiamo. no dai, in privato si fa. Esatto. Eccoci, oddio, lavo anche la pentola. Mi sa che sta per iniziare a piovere anche da me. Direi che era ora. Io Raga, ma se il sono telefono rosso... scarichissimo Boh. oltretutto, sai? Sì. Sì. Sai cosa? Sembriamo... Alessandra Morosa.
Ed Emma Marrone quando abbiamo fatto quella live. Dove... infatti, ma sai che prima ero in bagno, che mi sistemavo i capelli e tutto. Detto, adesso parte qualcosa e... facciamo la stessa figura, che ridere. Oh, mamma mia. Poverina. Io ho mangiato l'insalata, oltretutto. Massacrata, poverina. Cioè, veramente. La pora. Federico, rispondimi, dimmi Francesca. Domani sera fa il torneo, probabilmente. Probabilmente. La Baldoria non la faccio perché se ho il torneo il giorno dopo, no. Raga, Alessandra Amoroso. In tutto ciò io sto leggendo i commenti su Alessandra Amoroso. Sì, Alessandra Amoroso, povera, hanno fatto tanti meme. Una shitstorm enorme su di lei, porina. E... ma vabbè, c'è anche la Federica, la Gibellini. Federica Gibellini. Sì. Ciao, ciao Fede. Ci dobbiamo vedere. No, vabbè. Ti vedere. Hai letto quei commenti? Sì, la conosco, ma purtroppo non l'ho mai vista. Ma chi è Alessandra Amoroso? Lauren Gray. Ah. Ma ne dai che il commento su Alessandra Amoroso? Ah no, io ne avevo letto. No. Aspetta. No, non l'ho vista. Ah? L'ho vista. Comunque, ho finito di lavare, raga, scusatemi. Finito. C'è Alessandro. Ciao Ale. Vabbè, insomma. Totale Lala. Poverina. Chissà chi ha votato lei. Cavoli suoi. Esatto. Festa da me in barca. No, quest'inverno non la tiriamo fuori la barca. Mi sa no. Neanche per i prossimi 40 anni. Mi sa che non la tiriamo fuori la barca. No, basta. Ho deciso di metterla via. Fede, dici com'era Fate? Io purtroppo ho guardato solo quella puntata con lui, quella stagione con lui, o puntata. Le ultime puntate. E non sono piaciute a lui che la seguiva, quindi figuriamoci. Guarda che brutto. Che io tenga il telefono lontano così, perché... Allora... Ah, siamo in diretta da 20... Cioè, sono in diretta a 23 minuti. Ah. Ma una volta si poteva vedere anche chi c'era in diretta, adesso non si può vedere più. C'è il tuo ciao raga, lo tiri giù. Ah no. Sì, se vai su ciao raga in alto a sinistra, c'è chi sta guardando il video. C'è anche la Fede, c'è ancora la Fede. Sì. Nessun altro, perché meglio così. Meglio, veramente. Faith posa screen. Beh. Insomma, ma raga, sappiamo che ha vinto la watermelon. Cosa ci dobbiamo fare? Sì. La lei. Vabbè, niente, raga, io penso che tra poco vi saluterò perché ho il telefono che mi sta per morire. Vabbè, noi faremo un'altra live più avanti, magari, dove saremo tutti, cioè dove saremo io e Federico insieme. Magari anche più carino. Dove vi raccontiamo un po' di cose, un po' i fatti nostri. Per curare la sua devianza come sport, ha scelto bocce. Ma chi? Non lo so.
Una ragazza. Non avete detto nulla, avete ragione, non abbiamo detto nulla. Vabbè. L'ultima volta che ho detto ci vediamo, farò una live molto presto, l'ho fatta dopo un anno e 3 mesi praticamente. L'obbligherò io a farla. Se E se non c'è lui, se no non ci sono io, guarda, non... non si fa nulla. Eppure C'è anche Federica. Federica. Ciao Ciao Fede. Fede. Ehi, nulla. Curando questo sì. Vabbè, insomma, certi commenti sono di un certo livello. Ecco come si sono conosciuti. Due punti. Niente. No, Così. raga, vi giuro che vi racconteremo, anche perché non è una storia super speciale, ma No, siete fidanzati? però Sì, raga. Siamo fidanzati. No, vi giuro che ve la racconteremo la storia, però è, cioè, più carina da raccontare insieme. Adesso lui è in camera sua nel suo letto, io sono qua Edi, molto più meno male tranquilla. che c'è Fede, se no ci si vede nel 1000, no, nel 4000. Un bel video gigantesco. Ci si ribecca nel 3026, insomma, vabbè. Si sono conosciuti su Tinder. No, raga. Ah, ma è Francesca che scrive. Esatto, No. Francesco, non dire cavolate. No, no, non ci siamo conosciuti sul sito di incontri. No. Possiamo dire che ci siamo scritti per la prima volta qua su Instagram. Basta, perché sennò va a finire che si racconta tutto. Vabbè, è una storia molto, molto easy, però vabbè, ve la racconteremo con calma. Ragazzi, io andrò ad asciugare tutta la roba che c'è da asciugare qui, sistemerò un po' la mia casetta e niente. Grazie per avermi tenuto compagnia nella preparazione della pasta, nella mangiata e in questa serata. Ha smesso di piovere in tutto ciò. Prego, Massi anche qua ha fatto 2 gocce. Ha smesso di piovere, vabbè raga. Buonanotte, buona serata. Ci sentiamo e Fede, Ci Enrico, sentiamo. ci sentiamo. Ci vediamo poi, vabbè, ma ci sentiamo. Bravo. Vabbè ragazzi, buonanotte. Baci. Ciao a tutti. Ciao, ciao.